Come ogni mattina ci ha raggiunto il nostro Davide Giacalone. Come stai, Davide? Buongiorno. Buongiorno, tutto a posto? Auguri, eccoci qua. Beh, anche da parte di Davide. Allora, partiamo questa mattina, Davide, non dalla pandemia, non dalla lotta al Covid, non parliamo di Green Pass, parliamo di energia. Allora, si sta riparlando in questi giorni di nucleare dopo alcune dichiarazioni del ministro per la transizione ecologica Cingolani. Sulla Repubblica di questa mattina, pagina 24, c'è anche un richiamo in prima, c'è un'intervista a Paolo Scaroni, che è l'ex presidente amministratore delegato di Enel e anche di Eni. Dice: il nucleare ci serve per azzerare le emissioni, dice, le rinnovabili non bastano. Cingolani ha ragione, il mondo costruisce nuove centrali, ma in Italia è difficile fare scelte impopolari. Leggo dall'intervista: con le tecnologie che abbiamo oggi, anche ipotizzando uno sforzo enorme sulle rinnovabili, non saremmo in grado di rispettare gli impegni per il 2050. Cosa si fa? Allora il governo deve decidere presto su quali tecnologie puntare, anche perché per fare una centrale nucleare ci vogliono tra i 7 e i 10 anni. Davide. Sì, partiamo da qua, perché il nostro dibattito pubblico è veramente infettato da una serie di discussioni senza nessun riferimento alla realtà, tutte pulsioni, tutte emozioni, tutte convinzioni che poi in realtà sono pregiudizi, però diciamo quasi nessuna attenzione alla realtà. L'Italia era un paese all'avanguardia nel nucleare, noi eravamo una frontiera avanzata della ricerca e della realizzazione di tecnologia per produzione naturalmente civile, quindi per uso pacifico, di energia nucleare, senza avere mai avuto nessunissimo problema. Ci siamo autoaffondati, cioè abbiamo fatto il buco nella barca e siamo andati a fondo nel 1987, quando, a seguito di un movimento ecologista con il sole che ride e che ancora se la ride di quanto siamo stati a sciocchi, si accodò, anzi forse pensò di prendere la guida, il Partito Socialista a guida di Claudio Martelli per portarci a un referendum contro il nucleare. Tutto questo, diciamo, abbondantemente foraggiato peraltro dalle lobby dei petrolieri, che erano favorevolissimi a affondare il nucleare. Quindi l'ecologismo a sfondo petrolifero ci ha portato a questa auto-evirazione dell'Italia. Poi ogni tanto se ne continua, se ne riprende a parlare sempre con, diciamo così, basi irrazionali, però ci si dimentica che noi ci siamo fatti fuori da quel mondo e che per l'appunto per la realizzazione delle centrali nucleari occorre tempo, quindi non è che è una cosa che dice decidiamo adesso, peraltro significa ove mai tu voglia decidere adesso devi comunque tenere ferma la decisione per 40 anni, perché c'è, cioè, almeno il tempo di realizzarle e poi magari anche di sfruttarle. Hai visto mai che poi riusciamo a richiudere? Perché noi siamo riusciti a chiudere, che so, Caorso, che era una centrale finita e non praticamente mai utilizzata. Quindi sono delle cose senza senso. Detto ciò, in Europa oggi sono attive 185 centrali nucleari. Nella sola Unione Europea, che è una parte più piccola dell'Europa continentale, sono attive 128 centrali nucleari. Noi italiani compriamo energia elettrica prodotta da energia nucleare dai francesi, cioè qui, e qui siamo comunque circondati da centrali nucleari, cioè quelli che dicono: ma che vogliamo fare centrali nucleari? La sicurezza! Ma perché, dove credono di vivere? Ma credono di vivere in un mondo dove non c'è il nucleare civile? Tutte queste centrali non hanno mai creato nessunissimo problema di sicurezza. Non inquinano, al contrario delle centrali che producono energia bruciando fossili, e non creano il problema della CO2 nell'atmosfera, che è quello da cui si imputa, a torto o a ragione, ma questo è un altro discorso, l'innalzamento climatico. Ma perché non puntiamo tutto sull'eolico e sul solare, che è così? Intanto perché ogni tanto non soffia il vento e poi di la sera, non so se ci avete fatto caso, tramonta il sole. In ogni caso, ad oggi eolico e solare coprono nel mondo il 2%, dicasi il 2% della produzione di energia. E questo, tutto questo essendo partiti nel 2004 e avendoci speso 3.800 miliardi di dollari. Quanto pensate di spenderci per riuscire a portarle, non dico al 70%, ma già volontariamente al 20%? Noi siamo al 2%, 3.800 miliardi di dollari nel mondo. Questi sono i dati reali delle cose. Ma noi italiani, e come la mettiamo sulle... questa è bellissima. Sulle scorie nucleari, e come la mettiamo? La mettiamo che noi in Italia le produciamo ogni giorno.
so se ci hanno fatto caso, ma la utilizziamo negli ospedali, l'energia nucleare, per una serie di esami, e quella roba lì produce scorie nucleari. Il fatto che l'Italia non sia riuscita neanche a trovare il sito per stoccare queste scorie, non è che sia un buon motivo, devi trovarlo, non è che devi dire allora facciamo così, rinunciamo anche alla medicina nucleare. Ed è questo che nell'intervista di Scaroni che mi colpisce, quando lui dice vabbè sì, sarebbe utile ma è difficile farlo perché sono scelte impopolari. Non sono scelte impopolari, sono scelte difficili quando hai consumato l'ignoranza e il pregiudizio per decenni, ma queste sono scelte assolutamente popolari. Dite a qualcuno che ha bisogno della medicina nucleare che dovrà rinunciarci perché non sappiamo dove mettere le scorie, che non è vero, perché le scorie vengono gestite ogni giorno in tutto il mondo senza nessunissimo problema di inquinamento o di altri incidenti che si siano avviati. Niente. Il nucleare ha sulle spalle Chernobyl e Fukushima. Chernobyl e Fukushima sono l'esempio di quanto possa essere cretino il gestore umano e quanto ridotto il danno rispetto all'errore che si è commesso. Ma le altre fonti sono sicure? Andatelo a raccontare a quelli del Vajont che l'idroelettrico non crea nessun problema. Accomodatevi pure. Il titolo, l'apertura del manifesto, un coraggio del genere, pane, lavoro, sicurezza, giustizia. Stiamo parlando di donne che hanno manifestato in Afghanistan dopo Herat, le donne in piazza a Kabul. E a proposito di donne, ci appoggiamo a Repubblica nelle pagine interne, portavoce ma non solo, Psaki, spero di averla pronunciata correttamente, zittisce il giornalista, non sei mai stato incinta. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando dell'addetta stampa di Biden che è andata contro le dichiarazioni di un reporter che stava contestando le posizioni appunto della Casa Bianca sull'aborto. Davide. Allora, naturalmente le posizioni sull'aborto degli uni, degli altri, di quelli che stanno in mezzo, eccetera, sono legittime, devono essere discusse, fa parte di è questa la democrazia, cioè discutere. Tra l'altro sono opinioni diverse, anche opposte, ma che hanno a che vedere con un tema che non può non essere presente, diciamo, nella riflessione etica di ciascuno di noi. Solo che la portavoce del presidente Biden, rivolgendosi appunto a un giornalista maschio che aveva posto la questione dell'aborto, gli ha risposto: ma tu non sei mai stato incinta, quindi queste cose non le puoi sapere. Perché questo è un modo folle di ragionare, perché è come dire, dice, io mi sono lungamente impegnato, mi impegno nella lotta contro la droga. È perché ti sei mai drogato? Quell'altro che dice io sto raccogliendo i fondi per la lotta contro il cancro. Perché hai mai avuto il cancro? Ma perché uno per occuparsi di queste cose deve necessariamente essere coinvolto personalmente. Ma che razza di ragionamento è? È come dire, prima hai letto il titolo delle donne afghane. Dice, tu sei donna? Sei afghana? No, e allora di che stai parlando? Ma se la mettiamo così è demenziale. Negli Stati Uniti uscì un libro, tra l'altro bello, molto bello, della Cummings, Sangue della Terra, se non ricordo male si intitola. Ma insomma, raccontava, questa è nordamericana, che raccontava diciamo, l'odissea di una madre con un bambino, messicani che scappavano, cercavano di entrare negli Stati Uniti, quindi c'era tutta la storia di immigrazione, problema. Oh, dice, non è che se la sono presa con lei quelli che sono contro l'immigrazione, no, se la sono presa una parte dei messicani, dicendo perché scrivi queste cose, sei mica messicana, ma che razza di ragionamento è? E allora che cosa? Melville doveva essere una balena per scrivere il Moby Dick. Quindi è un modo di ragionare che per sentire le cose bisogna averle vissute, diciamo, sulla propria pelle, che è veramente ottuso. Cambiamo decisamente argomento, Davide, torniamo in Italia e torniamo a parlare di vaccini con la prima pagina della stampa, vaccini e Green Pass, l'Unione Europea sta con Draghi, e ci sono le parole del commissario agli affari economici e monetari, il nostro Paolo Gentiloni, dice non si dia la cittadinanza politica ai Novax, ma Salvini insiste, voteremo noi, staremo al governo. Il commissario europeo elogia Palazzo Chigi, l'agenzia del farmaco però dice la scelta aspetta i singoli stati, non aspettino noi. Chi se la prende la responsabilità? Allora, i Novax, di cui non condivido niente, ma proprio zero totale, anzi se possibile qualcosa meno dello zero, però sono già cittadini italiani, hanno già cittadinanza politica, non si tratta di dargliela o non dargliela, ci mancherebbe soltanto adesso facciamo un esame preventivo agli elettori, cioè, se lei capisce qualcosa vota, se no non, e poi vai a capire chi è che capisce qualche cosa. Vabbè, tutto questo è irrilevante. L'agenzia del farmaco, naturalmente il tema è quello del passaggio di questi vaccini
Salvini da emergenziale, che non è sperimentale, no? Ogni giorno non c'è questo equivoco, non è la sperimentazione è stata fatta prima, con l'autorizzazione è finita la sperimentazione, emergenziale a stabile, e da qui quindi la possibilità, diciamo, per ciascun paese di regolarsi. Dice lei, ma sì, d'accordo, però la scelta su rendere o meno obbligatorio questo vaccino non compete a noi, ci mancherebbe altro, sarebbe come dire che compete al medico, non compete al medico stabilirlo, compete o alle autorità sanitarie stabilirlo, è una cosa che riguarda la politica, che riguarda quindi gli stati. Dubito che l'Italia, qualcuno dice l'Italia è l'unica su questa strada, ne dubito assai. A me interessano molto di più altri dati: tra i 16 e i 19 anni e sono già vaccinati almeno con una dose, ma la maggioranza di questi anche con due dosi, il 71.5%. Tra i 12 e i 15 anni siamo al 46.9% dei vaccinati, ma sono percentuali più basse rispetto al resto della popolazione, perché non dimentichiamoci che li abbiamo messi in fondo i ragazzi, cioè sono quelli arrivati per ultimi alla possibilità di vaccinarsi, e non di meno, come vedete, sono percentuali, pur essendo arrivati per ultimi, sono percentuali alte. Ragioniamo di questo. Mettiamo l'obbligo di ragionare, che è una cosa più importante, e se ragioni di quella, è evidente che per alcune categorie l'obbligo del vaccino giustamente esiste già, per esempio per i sanitari, adesso deve essere dato per preciso anche per altre categorie, però è quella la strada che viene percorsa, ovunque esista civiltà, ed è bene così. Adesso Davide ti voglio un po' più frivolo, perché ti voglio portare a parlare di orologi, voglio dovizia di particolari anche su modelli e costi, perché infuria la polemica per questo orologio di lusso del candidato, ultima lite della sinistra romana. Siamo all'interno della Repubblica, ma troviamo una notizia anche a pagina 6 del Messaggero. Sentite qua: aspirante consigliere di Calenda mostra un, credo si dica, Audemars Piguet al polso, e partono, ma come credo, se ne ha una scatola piena a casa. Narcisista politico, veste come un wannabe renziano. Sono piovuti davvero tantissimi tweet e tantissime offese nei confronti di questo ragazzo che ha 21 anni, c'è anche l'immagine, appunto, candidato. È intervenuto poi Carlo Calenda, candidato sindaco nella capitale, per difenderlo. Dice: te la prendi con un ragazzo di 21 anni per un orologio, vergognati e chiedi scusa. Davide. Non puoi essere più stupidi di così, cioè risolvere il problema per uno che c'ha, perché per l'orologio che c'ha. Tra l'altro, naturalmente immediatamente è partita la cosa figlio di papà. Ogni volta che usano quest'idea del figlio di papà porta sfortuna a chi la usa, perché per 21 anni non è più un ragazzo, diciamo, ha superato la maggiore età, però il padre purtroppo non c'è più già da qualche tempo, quindi insomma ci andrei molto cauto nello dire queste cose. E la stupidità dell'immagine, tra l'altro, a sollevare la questione una studiosa autrice di una ricerca sul narcisismo in politica, e devo dire che il narcisismo sui social al prossimo giro può tenerci un simposio, voglio dire, perché diciamo a parlare di queste cose è il nulla, l'assoluto nulla. L'unico tema interessante sarebbe quello di sapere se a un candidato alle elezioni politiche che mostra l'orologio in una fotografia gli possiamo chiedere qualche altra cosa oltre che ore sono, cioè se possiamo informarci solamente, visto che c'è l'orologio, cioè, scusa, che ore sono esattamente, se possiamo chiedergli anche qualche altra faccenda. Questo sarebbe più interessante, perché quelli che sollevano sui social queste cose, ma mica riescono a parlare d'altro. Esempio: oggi se andate a pagina 6 del Sole 24 Ore trovate un pezzo sull'AMA, che sarebbe la società che si occupa dei rifiuti a Roma. Qualche volta i rifiuti non si occupano di questa società, ma l'AMA, diciamo, teoricamente, e c'è ok all'aumento di capitale. Sono stati versati altri 100 milioni di euro nel capitale dell'AMA, perché per comprare nuovi mezzi, per cercare insomma di raccogliere la spazzatura, di avere dei sistemi, diciamo, di smaltimento e di trattamento che non consistano soltanto nell'affittare le buche degli altri e buttarci tutto dentro. Ora, questa roba qui significa 100 milioni di aumento di capitale di una municipalizzata che è posseduta al 100% dal comune. Il primo quesito che si potrebbe chiedere ai candidati: con o senza orologio? Anche per vedere se c'è intelligenza da parte di chi fa le domande. Scusate, ma quando una società sono al 100% del comune, qual è la differenza tra avere una società e avere, diciamo, direttamente l'amministrazione del comune?
che nomi il consiglio di amministrazione e puoi dare dei redditi più alti a chi la dirige? Qual è? Qui primo. Secondo, ma voi siete favorevoli al fatto che, siccome al cittadino noi aumentiamo la Tari, perché è già la più alta d'Italia, perché a Roma, dove la spazzatura la puoi, ci puoi fare amicizia per le strade, nel senso che la reincontri anche dopo un paio di giorni, si paga la Tari più alta d'Italia, allora vorrei sapere, siccome non gli possiamo alzare la Tari, lo facciamo, gli facciamo versare i 100 milioni come aumento di capitali dell'AMA? Qualcuno ha informato i cittadini? È un oggetto di campagna elettorale? Signor candidato, con orologio o senza, lei cosa pensa di questo? È favorevole o contrario? Quale altra idea ha sul trattamento dei rifiuti? Sarebbe come dire quasi una campagna elettorale, ma non ne siamo più capaci. Perché è molto più bello, molto più facile, molto più social agitare il fatto aveva l'orologio di lusso. Tra l'altro, comprino una qualsiasi pubblicazione sugli orologi che possono trovare comodamente in edicola alla portata proletaria, cioè costa pochi euro, che dice, e scoprono che quello non è neanche particolarmente di lusso. Tra l'altro, Davide, sarai d'accordo con me o no, spesso queste polemiche sono veramente delle inezie piccolissime, ma forse a qualcuno conviene anche rilanciarle, non so, forse purché se ne parli, o forse la soluzione sarebbe semplicemente non parlarne, basta, nel senso, abbiamo appurato che si tratta di una polemica inutile, perché riprenderla? Per cambiare argomento, andiamo in Spagna adesso, siamo nelle pagine interne di Repubblica, la mano di Putin dietro ai separatisti della Catalogna. Ci sono dei documenti pubblicati dal New York Times che evidenziano i legami fra il gruppo vicino a Puigdemont e i servizi segreti di Mosca. Anche in Spagna è arrivato Putin, Davide. Allora, intanto vabbè, la Catalogna, o Catalogna più all'italiana, ha una storia. Una storia molto diversa dal resto della Spagna, peraltro, il che naturalmente dà fondamento a questa richiesta, diciamo, di separatismo, che però non è che sia sentita da tutti i cittadini. Cioè, l'identità catalana è certamente molto forte e molto spiccata anche nella lingua, rispetto agli altri spagnoli, ma questo non comporta una maggioranza di catalani che vogliono la separazione. Posto, diciamo, questo come quadro di sfondo, a chi gliene importa ai russi dei separatisti catalani? Perché dovrebbero dare una mano ai separatisti catalani? Beh, per la stessa ragione per cui, senza distinzione di schieramento, destra o sinistra, chiunque faccia caciara, chiunque crei problemi, chiunque sia sovranista perché socialista, sovranista perché nazionalista, non importa nulla. Quello che mi interessa, come Russia, che fin da Pietro il Grande, cioè quindi in qualche modo, diciamo, dal fondatore, guarda all'Europa e all'Occidente, al suo confine occidentale, da una parte con interesse e desiderio di emulazione, e dall'altra con l'idea che non deve avere al confine nessun soggetto forte per indebolirlo. E quindi qualsiasi elemento serva a frizzare, a rendere instabile il sistema e i paesi e il dibattito interno ai paesi dell'Unione Europea è buono, si può finanziarlo, si può aiutarlo, gli si può dare qualche dritta social, gli si può mettere a disposizione un po' di strumenti, purché indeboliscono il paese in cui si trovano. E sì, quella fazione catalana è riuscita a indebolire la Spagna. La Spagna ha retto l'operazione, quindi, diciamo, non è andata a buon fine per quelli che hanno contribuito a finanziarla. Però occhio, perché quello è l'interesse russo, non è che ce ne sono altri, che era la ragione per la quale per tanto tempo, e ancora oggi, questa mattina di sabato, ricordo sempre che quella frase di Salvini, mi trovo più a casa mia a Mosca che a Bruxelles, era a dir poco assai infelice. Dalla prima di Libero, la metamorfosi: Renzi vuole i voti del centrodestra, la manovra dell'ex premier puntare all'altro schieramento per tornare a vincere le elezioni. Dalla Corriere della Sera, dagli esteri, i talebani preso il panshir, i ribelli però negano la resa, mistero su Massouda ed è guerra di propaganda appunto tra talebani e ribelli. Sì, ed è questo il punto, perché noi abbiamo aperto una strana discussione in Occidente se riconoscere o non riconoscere il governo dei talebani, adesso a parte il fatto che il governo dei talebani si insedia oggi, ma quale sarebbe la sua legittimità? Il fatto che i talebani sono stati la controparte con la quale gli Stati Uniti, all'epoca della presidenza Trump, negoziarono il ritiro, quindi, diciamo,
la sparizione delle truppe occidentali dall'Afghanistan, fine. Per il resto l'Afghanistan era in guerra civile prima che arrivassero le truppe della NATO e torna a essere in guerra civile adesso che le truppe della NATO se ne sono andate. È evidente che se vuoi tenere un corridoio umanitario non puoi che discutere con chi in qualche modo governa quel paese o tiene quel paese, e quindi discutere anche con i talebani, ma è cosa diversa da riconoscere la legittimità di quel governo. Tenuto anche presente che c'è un'intervista, credo a Repubblica, se non ricordo male, del nostro ambasciatore Pontecorvo, che è stato quello che ha rappresentato la parte civile della NATO fino all'ultimo giorno in Pakistan, dove, in Afghanistan, dove dice guardate che però sti talebani sono pochi e manco lo conoscono il paese che pensano di dover governare. Dentro questo paese ci sono le milizie di Massoud che tengono il Panjshir. Ieri hanno detto l'abbiamo preso, gli altri dicono no, non è vero, questo è il nostro problema in Occidente. Ma noi rispetto a quella guerra lì che facciamo? Siamo completamente estranei, perché dopo 20 anni mi sembra una tesi dura da sostenersi. Continueremo comunque a parlarne parecchio nelle prossime settimane, anche domani all'interno dell'Indignato Speciale che ritorna per la nuova stagione. Intanto Davide, noi ti ritroviamo domani mattina a 7:10 per una nuova rassegna stampa. Intanto buona giornata. A domani e buona radiovisione a tutti.